Buonasera e grazie a Bighi per l'iscrizione. Buonasera figlioli e figlioli, benvenuti a una nuova live del Pregianza alle 8 di sera. Come state? Volevo fare anche altro, in realtà, ma in questi giorni stiamo facendo solo chiacchiere, perché, beh, alle volte... No, l'audio è giusto, Light, F5, l'ho sincronizzato prima. Uh, non c'è niente da sincronizzare a sto giro. Uh, l'audio è sincronizzato e va bene, stavolta sto facendo i test prima della live, quindi se c'è un ritardo è, è tipo di un millesimo. Uh, non ero in partenza, parto domattina. Parto domattina, uh, ragazzi. eh uh, e vi posso anche dire dove vado in realtà perché vado a fare una cosa fighissima um, tra l'altro ho ringraziato Biggie, credo di sì uh, domani vado in Polonia vado in Polacchia, volo a Varsavia e a Varsavia c'è 11bit, quindi c'è cioè, l'11bit uh, non puoi provare ad alzare la voce, Razel non posso urlare tutta la live, posso solo avvicinare il microfono e farmi sentire di più, ma questo è il mio volume massimo ehm uh, c'è l'11-bit, ci sono gli 11-bit days praticamente, fanno un evento a Varsavia, eh, quelli di 11-bit, che fanno provare i loro giochi, quindi The Alters e Frostpunk 2 prevalentemente. Quindi dei giochi anche molto fighi tra l'altro, per chi non sapesse chi sono gli 11-bit, ragazzi gli 11-bit tra l'altro non siamo sotto embargo, quindi possiamo dire attivamente che stiamo andando lì, eh, ma appunto si sì, proverò di alters almeno credo che ci sarà cioè ci sarà sicuramente una prova diretta ma non possiamo ovviamente parlare di quello che vediamo quelli sono sotto a uh, quelli sono sotto embargo uh, ma eh, si proveranno quello e Frostpunk 2 molto probabilmente, c'è appunto il primo evento di 11 bit pubblico con un sacco di creators in realtà, un sacco di youtuber, streamer, giornalisti e gente invitata, sarà un evento quindi abbastanza grosso, Varsavia è anche una città molto figa, è un posto bello dove, dove stare, sto via tre giorni letteralmente perché parto domattina e torno la sera del 17. Uh, ma dovrei tornare in serata fondamentalmente, quindi dovrei riuscire a fare magari una live il 17 sul tardi o comunque proverò a fare una live mobile uh, per, per cavarmela, cioè sarà una live di merda perché ovviamente una live mobile non può essere particolarmente eccelsa in termini qualitativi, ma proverò. Comunque fare anche una live da là via cellulare magari verrà decentemente magari verrà una merdata non ho provato col cellulare nuovo ma credo che sicuramente verrà meglio che col cellulare vecchio dove non veniva un cazzo fondamentalmente streamlabs su mobile fa abbastanza schifo e non so se ci sono delle alternative interessanti però proverò comunque con quello perché è la roba che mi automatizza tutto uh, no live solo audio si mega, credo sia ancora peggio magari Video così così, ma, non, ma meglio con un po' di video. Ciao Genmod. Passi da City Project per un saluto. Sì, passo da CD Project con, con le Molotov. Tulle vado da City Project con le bombe. No, solo audio non credo che abbia senso. Se riesco, ovviamente uso la telecamera del, del cellulare, ma vediamo come andrà. Di preciso cos'è i 11 bit, i eh, 11 bit Raziel lo stavo spiegando prima. Gli 11 bit sono il team di War of Mine. E sono uh, un team in realtà piuttosto noto perché pubblica anche dei giochi molto interessanti, tra cui Indica, che è uscito recentemente. Eh, hanno pubblicato un po' di giochilli assolutamente belli, però sono quelli di Disorder of Mine e Frostpunk, ragazzi, gli sviluppatori di Disorder of Mine e Frostpunk. Oh no. Grazie zucchino per l'iscrizione. Sono fondamentalmente un team polacco tra i migliori, perché sono uh, un team uh, praticamente indie, uh, però con, con delle buone risorse, che hanno fatto giochi di grande successo, perché Disorder of Mine e Frostpunk sono stati dei grandi successi. Hanno notevoli qualità, perché loro in realtà avevano fatto anche Anomaly, non so quanti di voi se lo ricordino, ma era praticamente una sorta di... Uh, Um, Tower Defense al contrario, dove invece di mettere le torri, mettevi i soldati che dovevano passare fondamentalmente. Era molto interessante, comunque era molto particolare. Già con quello avevano avuto un discreto successo, con quello lì poi hanno avuto le risorse per fare Disorder of Mine. Eh, dopo Disorder of Mine hanno fatto Frostpunk, tutti i giochi veramente molto belli perché loro sono molto intelligenti e molto bravi a fare i giochi. E da lì hanno anche iniziato a fare publishing per sviluppatori minori e hanno pubblicato un sacco di roba bellina, non tutti i capolavori, però eh, pubblicano giochi molto interessanti. E molto particolari, eh, molto unici d'altronde. Quella è la loro tendenza. Adesso stanno facendo appunto questo The Alters, che è quello con i cloni che hanno presentato un po' di giorni fa, un po' di mesi fa. E sembra molto interessante, e vabbè, Frostpunk 2. Che dubito fortemente possa essere brutto, perché se la base è quella del primo Frostpunk, sarà sicuramente un gestionale molto, molto figo. Eh, però appunto vado a provare questi due giochi. Eh... E sarà un evento anche piuttosto bello. Si va in realtà in location dove sono già stato a Varsavia perché sono stato a Varsavia varie volte per via di altri eventi e altri viaggi. Ma sono molto contento di andare là perché è un evento eh, interessante. Eh, cioè sono giochi che mi incuriosiscono, sono giochi, sono giochi che mi fa piacere andare effettivamente a vedere. Eh no, non lo so, De File lo, lo dicevo prima, eh, non so se riuscirò a fare una live mobile da Varsavia. Sarà una live magari di qualità un po' scrausa, ma ci proverò. E, uh, blu, uh, venerdì dovrei tornare comunque, salvo ritardi, ma tocco palle perché ci sono sempre ritardi quando uno vuole tornare a casa. Uh, dovrei magari riuscire a tornare a casa per le 10 di sera e dico mi faccio una pasta e poi magari verso le 11, le 10 e mezza riesco a fare una live in notturna vediamo sapete che mi sta sul cazzo stare fermo per più di due giorni in live considerando che già non faccio non, non faccio ehm, non faccio moltissime ore eh, Capitano Kirk, che ne pensi di Dragon Dogma 2 che è già caduto nell'oblio dopo neanche due mesi che non mi sorprende che Dragon Dogma 2 sia passato eh, un po' so, eh, un po' eh, nel dimenticatoio in termini di discussione perché il gioco ha tanti contenuti ed è figo ma non ha quel tipo di mistero e segreti nascosti che potevano reggere la discussione per molti mesi. In più, come ho detto varie volte, è molto facile. È un gioco dove a un certo punto diventi troppo potente e il combattimento è veramente troppo facile. Diversamente dal primo Dragon's Dogma, che una volta arrivato Dark Risen, comunque offriva mh, un po' di pane per i denti dei giocatori. Uh, questo non regge con la, allo, stesso, allo stesso livello, magari uscirà un DLC che riuscirà a fare per questo gioco quello che ha fatto Dark Risen. Perché per la cronaca, regà pure il primo Dragon's Dogma. Non è che ne, quando era base abbia fatto parlare di sé moltissimo. Questo è un bel titolo, ma, come detto, è secondo me un, una piccola delusione. Perché uh, poteva essere molto di più, poteva essere già. Dragon's Dogma 1 più Dark Arisen rifatto, invece è soltanto un rifacimento di Dragon's Dogma 1 che lo rende comunque un gioco figo con delle idee molto interessanti, ma comunque che non riesce a raggiungere i picchi che molti fan del, del gioco originale col, con l'espansione si aspettavano. Uh, Capcom ci crede, grazie al cazzo che ci crede Alan Alandira, ha venduto quasi 3 milioni di copie, <ride> nel senso se vendi quelle copie con il tuo gioco è tra l'altro uno dei giochi che sta vendendo di più in questo periodo. Uh, è ovvio che ci credono perché se esce un DLC e il DLC lo innalza, questi possono fare tranquillamente 5 milioni di copie. E parliamoci chiaro: Capcom non ha bisogno di 20 milioni di copie. Se un gioco a Capcom gli fa 3-4 milioni di copie è un giga successo. Uh, è ovvio che se un gioco a Capcom gliene fa 7-8 o 8, sono ben altri soldi, ma insomma non è che gli fanno schifo 3 milioni di copie. Quindi uh, è un titolo su cui hanno anche investito, eh, però uh, sta andando molto bene. Sicuramente un IP che gli, ha, gli è tornata gli è tornato l'investimento uh, Germo dice poi, ah, tra l'altro oggi ovviamente l'argomento principale sarà la questione Sony e i nuovi CEO ragazzi ma aspettiamo un attimino a chiacchierarne perché ovviamente uh, si parla dell'argomento principale quindi quando iniziano ad arrivare le solite 400 persone ne parliamo così poi si può discutere prevalentemente di quella cosa lì di Hulst e dell'altro che è Uh, che coso è Iriaki Nishino uh, che sono i nuovi CEO di Sony ne parliamo assolutamente ma si sì, sì, sì andrà avanti dicevo Genmod l'altro giorno riflettevo sul uh, fatto che sono lontano dal gaming da quasi un anno l'ultima cosa che ho giocato è Baldur's Gate 3 seguendo il mercato vedendo tutta la merda dei licenziamenti mi sembra veramente un periodo nero tipo basso medioevo non riesco a vedere la luce in fondo al tunnel non, non, uh, non c'è nessuna luce in fondo al tunnel Genmod um, non c'è nessuna luce in fondo al tunnel in fondo al tunnel c'è soltanto la lava uh, Parliamoci chiaro, le rivoluzioni, le trasformazioni e gli sviluppi eh, nelle industrie che diventano turbocapitaliste dove fondamentalmente certe tipologie di persone prendono il controllo e applicano certe tipologie di strategie eh, non rinascono con eh, i coniglietti, le lucine e, le, e i fiori, eh, rinascono perché c'è il disastro quando il ciclo economico inizia a fare inizia a girare come sta girando nei videogiochi, ma non solo nei videogiochi, succede anche nel cinema, è successo e sta succedendo anche nel cinema, è successo e sta succedendo anche nell'editoria, è successo e sta succedendo anche nella musica, quando eh, si sviluppano così negativamente certi cicli, eh, fondamentalmente crollano semplicemente le infrastrutture Va giù, vanno giù le strutture base, vanno giù le colonne portanti che, so, che hanno portato avanti l'industria fino a quel momento lì e eh, arrivano dei nuovi player che diventano i nuovi re di quel mercato, sviluppandosi in un altro modo che è diverso da quello che è fallito fino al momento prima, poi ricomincia dopo un tot il ciclo negativo, riesplode tutto e via così. Ma eh, di base è sempre una questione ciclica, nei videogiochi ci si muove più rapidamente perché è un'industria che si sviluppa molto più velocemente, però alla fine del tunnel c'è la merda, non è che c'è la luce, ragazzi, non è che questi improvvisamente rinsaviscono e fanno tutto bene, ma tra l'altro lo stiamo vedendo a livello strategico. Eh, Letteralmente a livello strategico tutte le aziende stanno comunque pensando prevalentemente al profitto e alla massima diffusione. Eh, e il punto è che invece di andare a agire sulle pro sui problemi sistemici che sono gravi e sono legati ad eccessi, ad eccessi di investimenti ha spinta sempre eh, maggiore sulla crescita esponenziale, senza però re una reale strategia di consolidamento dei talenti, ehm, un tentativo di inseguire le mode per massimizzare il guadagno e massimizzare il valore delle azioni, tutte strategie che sul breve periodo magari ti fanno guadagnare, ma sul lungo distruggono tutto. Invece di andare a toccare questi sistemi qua, il tentativo è sempre quello di puntare alla crescita esponenziale, con le metodologie più semplici e banali in circolazione. Al momento, la strategia di buona parte delle case che i soldoni non li hanno fatti è semplicemente la maggiore diffusione. Guardate Square Enix, sono usciti tutti i dati di Square Enix recentemente, hanno avuto perdite enormi dal reparto Games HD, quindi letteralmente dai AAA, nonostante gli siano usciti due cazzo di Final Fantasy, hanno avuto delle perdite, eh, i guadagni sono stati sotto le aspettative, le perdite sono state molto pesanti, soprattutto a livello di fatturato, perché lo sviluppo e il marketing hanno dei costi veramente esagerati e la loro strategia per il futuro è l'unica logica, ovvero il multipiattaforma. Il multipiattaforma, ah, abbiamo fatto le esclusive, non ha pagato, adesso facciamo uscire giochi dappertutto, da una parte uno ti dice e eh grazie al cazzo, dall'altra capite che strategicamente non era una roba molto oculata fino a quel momento lì, non solo, eh, la, eh, però se vai a guardare l'altra parte della strategia, l'altra parte della strategia è quality over quantity, puntare comunque... Sui progetti più massicci, più massivi, con più risorse alle spalle. Quindi non è che hanno detto: va bene, magari limitiamo un attimino le risorse spese sui grossi giochi e cerchiamo di diversificare. No, hanno detto: spendiamo tutto e facciamo solo roba gigante, che magari sul multipiattaforma gli paga, o magari se la pigliano in culo un'altra volta, perché comunque bisognerebbe in att un attimino. Rivalutare la filiera produttiva visto tutti i danni che sta facendo, Raga, ma sta venendo fuori che Sony, in termini di vendite, ha tipo eh, guadagnato complessivamente quattro volte quello che ha guadagnato Nintendo e ha fatturato meno di un quarto. Cioè, come vendite effettive hanno guadagnato quattro volte quelle cifre, ma hanno fatturato effettivo un quarto. Nintendo ha fatto più di quattro volte i loro soldi perché non hanno quei costi spaventosi di sviluppo e marketing sulla roba. Ci sono degli errori strategici, il fatto di non aver inseguito, di utile esattamente, l'ast, quattro volte l'utile, ma cioè, nel, non nel, nel non andare a, di faccia su questa cazzo di corsa al graficone della superproduzione, questi hanno letteralmente vinto. Spendendo un cazzo rispetto a loro, eh, è una bolla. Ma lo si era visto anche quando erano usciti i dati di Spider-Man: 300 milioni per Spider-Man 2 di spesa, quasi 100, no, 100 milioni per il remake. Ma di che stiamo parlando? Siamo alla follia. È ovvio che ci vogliono delle rivalutazioni. Eh, e queste rivalutazioni vanno fatte molto, molto in fretta perché... Eh, quando sono queste le cifre, se iniziano a crollare i big, basta veramente poco a chiudere tutto. Eh? L'ho già spiegata una volta: se ti fallisce un gioco che ti è costato 10 milioni di dollari e hai comunque delle risorse in cassa, puoi, puoi rischiare altre cose. Se te ne fallisce uno che ti è, è costato mezzo miliardo, col cazzo che hai l'occasione di farne un altro. Morto, sepolto, sottoterra. No, Eric, non chiude Sony. <ride> Semmai chiudono i team. Eh, ma è quello il punto, Alp. Se ti costa 300 milioni di dollari un cazzo di gioco, non te basta vendere 3 milioni di copie. <ride> Devi iniziare... A... Cioè, le, le proiezioni devono iniziare ad essere 12-15 milioni. Capito? Eh, c'è un problema, eh. C'è un problema ed è sotto gli occhi di tutti. È impossibile non vederlo. È veramente impossibile. Però vabbè. Che, che cosa bisogna dire? No, Light, la questione di Square. Un sacco di gente ieri diceva, e io poi non ho controllato, ma poi sono andato a controllare dopo. Diceva, eh però, Square ha perso un sacco di soldi per via di Forspoken. Il cazzo. Forspoken è quarter 2023, regà. Forspoken e Stranger Things of Paradise sono due flop del 2023. Non conta mica per questo quarter. Questo quarter erano Rebirth e Final Fantasy XVI. Le perdite non le hanno avute per Forspoken, le hanno avute per Stars. ma Foamstars l'hanno fatto con due sputi. Le perdite le hanno avute perché i loro costi di sviluppo sono stati elevatissimi e le vendite non sono state sopra le aspettative. Eh no, Rabio, perché anche lì i progettini mobile, i giochi minori e i tagli erano considerati come altri dati, non rientrano nelle perdite dei AAA, che era quello della sezione Games HD che hanno segnalato. Hanno perso per l'esclusività e perché hanno sopravvalutato la forza dei loro marchi. Perché Final Fantasy ha perso colpi, non ha più l'importanza e il peso sul mercato che aveva prima. Non l'hanno gestito bene, c'è stata anche l'onda lunga di sfiducia derivante dalla fabula Nova Crystallis e dal 15, per carità di Dio, che gli ha fatto perdere a Peel negli anni, però di base non ha più quella forza e quindi se non ha più quella forza non... e non hai un accordo molto lucrativo per l'esclusività... A fare l'esclusività te la pigli in culo. E infatti, adesso la nuova strategia triennale è, eh, è fondamentalmente la volontà di andare aggressivamente sul multipiattaforma. C'è proprio scritto: eh, l'hanno detto chiaro e tondo: multipiattaforma su tutte le piattaforme. Nintendo, PC, Xbox, PlayStation. Non ce ne frega un cazzo. Usciamo dappertutto. Tra l'altro, gli va anche di culo che ci sarà a breve la nuova Switch quindi, in termini di potenza c'è più probabilità di poter mettere multipiattaforma anche sulle console Nintendo i loro giochi senza grandissime problematiche tecniche. Però è chiarissimo, eh? cioè la comunicazione lì è proprio cristallina, è basta esclusive non pagano che è quello che stiamo dicendo da mesi ed è quello che stanno dicendo pure Sony, Microsoft e le altre case, perché Microsoft che fa uscire la roba sulle altre piattaforme? È perché l'esclusività non paga neanche a loro nel momento in cui hanno sotto il culo un publisher come Activision Blizzard. Sony con uh, Totoki che continua a dire la roba la facciamo uscire anche su PC, non vi preoccupate. È perché sono dindi quelli eh. Sono soldi. Più si va avanti, più il multipiattaforma diventa il fulcro del mercato. Non c'è un cazzo da fare. Omnixes uh, uh, è figlia anche di quello? Assolutamente sì. Però è quello che stavamo dicendo, la bolla del Covid ha accelerato la crisi. Cioè, uh, la bolla del Covid ha accelerato la crisi enormemente perché c'è stata questa esplosione artificiale del mercato che ha portato a dei picchi mostruosi. Le aziende, per come vengono gestite, vogliono mantenere questi picchi mostruosi ma non puoi mantenerli perché è stato appunto un picco artificiale legato a una situazione straordinaria, il mercato si sta riassestando e sta inevitabilmente calando, ma le strategie sono rimaste quelle del Covid, perché non è che questi hanno della grande adattabilità. E ora la situazione è incredibilmente problematica, perché tutti gli investimenti fatti e questa esplosione nei profitti... Sta portando dei tagli a un massacro. Capito? Fenix. Per dirtela breve, Pierre Pianesani, nonostante siano due ultracapitalisti di destra di sto cazzo, ne capiscono di economia come ne capisco io di fisica quantistica, ovvero un cazzo di niente. Quindi quando parlano di queste cose qua, eh, normalmente fanno delle considerazioni che se eh, mi mettessi a discutere con due bonobo, probabilmente mi sembrerebbero i bonobo a confronto un simposio socratico. Quindi la loro opinione sull'argomento non mi interessa. <ride> <ride> è veramente molto semplice eh, voglio essere cristallino e se credi che non lo direi in faccia a loro ti sbagli perché lo sanno perfettamente che la penso così um. cioè è come dire uh, ti va è come se tu mi dicessi Cruciani alla zanzara ha, ha fatto questo commento di analisi politica cosa ne pensi? Che non me ne frega un cazzo è la zanzara ed è Cruciani. Ecco cosa ne penso. È molto semplice, eh. È veramente molto semplice. Uh... Parlando comunque, perché vedo che adesso siete 400... Uh... No, Bugalli, ma scusa Pregi, se esce tutto per tutto, che senso ha farsi una piattaforma anziché un'altra? Esattamente. <ride> esattamente? Esattamente, Bugalli. Hai centrato, hai centrato il punto della situazione. Nel momento in cui tutto esce per tutto, che senso ha l'esclusività degli hardware? Che senso ha l'hardware al di fuori del, non lo so, il form factor o la comodità o il prezzo? È proprio quello il, il, il fulcro: cioè. È anni che si dice che il mercato a un certo punto si distanzierà dall'esclusività console, dalla macchina hardware esclusiva. In realtà non è il caso di Nintendo che continua ad andare su una strada parallela che sembra separata da tutti gli altri, ma gli altri si stanno chiaramente muovendo sulla massima diffusione. Il problema ragazzi è che nel momento in cui ti muovi sulla massima diffusione e inizi a puntare praticamente solo sul software... E su piattaforme che magari possono essere anche il cloud, che comunque sarà sempre più, più di peso sul mercato, la console come macchina diventa sempre più obsoleta. E a quel punto PlayStation e Xbox non hanno più senso. Capito? Poi è ovvio che questi non sono movimenti che avvengono in due o tre anni. È roba che nel caso la strategia diventi realmente questa, e le case inizino per massimizzare il profitto a inseguirla al 100%. Si svilupperà comunque nel tempo. Però, se questa è la strategia, e sembra essere la strategia, sarà così. Potremmo vedere un movimento. Delle, di case come Sony e Microsoft verso non più le console ma i PC da gaming dove per PC da gaming si intendono macchine simili alle Steam Machine potremmo realmente negli anni ed è soltanto una supposizione ok non è una roba garantita ma se questo è il movimento questa è la strategia tra tot anni invece di un eventuale PlayStation 6 potremmo veramente vedere una PlayStation machine che alla fine della fiera è una Steam Deck brandizzata PlayStation, con più apertura. È ovvio che è soltanto una teorizzazione e non è una certezza e bisognerebbe vedere gli sviluppi effettivi, ma è una possibilità. È sicuramente una strada percorribile. Perché anche le console attuali sono PC e eh? architettura AMD, hanno solo sistemi operativi molto ottimizzati per quell'architettura e sono un po' più peculiari, però è quello, eh. Hanno appena annunciato vendite record, direi proprio il cazzo Seba, considerando che Sony quest'anno ha venduto 2 milioni di PlayStation in meno rispetto all'anno scorso. Quindi insomma record mica tanto. Anche loro si stanno rendendo conto che l'hardware non sta più pompando così tanto. Ci sono ottime motivazioni per cui non sta pompando così tanto. Eh? Però. Vedremo, ragazzi, vedremo. Uh, sono comunque sviluppi interessanti. Secondo te, come girerà Ar Assassin's Creed uh, Shadows su PS5? Boh, Joe Gage. Bella domanda. Bella domanda, non lo so. Non sono neanche molto interessato, sinceramente, ad Assassin's Creed Shadows. Ma immagino sarà ottimizzato per le console attuali. Non vedo perché dovrebbero far uscire uno dei loro giochi più importanti e farlo andare male. Però, insomma. Andrezard, il sistema di servizio d'abbonamento è un'altra strada. Uh, è una strada in cui ha investito molto di più Microsoft di Sony in questo momento e per la cronaca, per come si è mossa Microsoft ultimamente, l'investimento non sembra aver pagato poi così tanto. Uh, ma è ovvio che sarà sempre una strada percorsa e, sarà sempre un, e ci sarà sempre un tentativo comunque di prendersi anche degli abbonamenti fissi con degli introiti fissi mensili legati, al, legati ai profili e ai servizi d'abbonamento. Come vi ho detto un milione di volte, ragazzi, una delle cose problematiche della lettura del mercato dei videogiochi, ed è veramente problematica, è che questo è un ambiente eh, con uno sviluppo incredibilmente veloce e estremamente eh, diversificato. Si muove il mercato dei videogiochi a più livelli in vari settori, ed è davvero imprevedibile vedere quali sviluppi avrà. Pensate soltanto a quanto è impossibile valutare quale gioco di settimana in settimana diventa virale. Ogni 2x3 se ne esce fuori un qualche indio, un qualche titolo strano che esplode e vende milioni di copie per questo o quell'altro motivo e sembra impossibile riuscire a prevederlo perché spesso e volentieri va contro quelle che sono le aspettative di qualunque analisi di mercato. Un Manor Lords che ha venduto l'ira di Dio non è un gioco che tu puoi prevedere venda l'ira di Dio perché non puoi dire un cioè nella tua testa non esiste nella vita dire un singolo sviluppatore fa un gestionale complesso medievale e vende x milioni di copie non esiste cioè nelle proiezioni di mercato nessuno può fare quella previsione non esiste già un animal well che a sua volta ha venduto l'ira di Dio e sta vendendo l'ira di Dio ed è un gioco bellissimo e poi ne riparliamo perché è veramente un gioco di una complessità straordinaria più lo gioco più me ne rendo conto Animal Well almeno dietro il culo ha un, uno youtuber gigantesco. E lì io l'avevo detto che molto probabilmente avrebbe venduto molto bene la roba sua. Perché c'è un altro tipo di comunicazione e diffusione. Hai letteralmente un uomo che da solo ti fa il lavoro di 10 reparti marketing perché fa un video del cazzo su quel gioco e lo vedono un milione di persone. E ragazzi. Ci, fai ci spendi tanto sul marketing, ma ricordatevi che nel mondo odierno dei videogiochi lo streamer giusto e lo youtuber giusto al momento giusto, sul gioco giusto. Fanno il botto, eh. Fanno il botto. Però non puoi prevedere cosa attecchirà. Cosa si guadagnerà una community e cosa no. Cioè, è il Divers 2. Che comunque è un gioco che fa quello che deve fare bene. Ma come ce lo si poteva aspettare un successo del genere? È comunque uno shooter cooperativo che non fa cose così straordinariamente diverse da quello che hanno fatto altri shooter cooperativi in passato. Eppure ha un numero di giocatori senza senso. È esploso. Ma chi lo poteva prevedere? Ora voi. Qua stiamo parlando soltanto di videogiochi, di, di videogiochi sul mercato base. Ora iniziate a, a fare valutazioni sul mobile, sugli sviluppi, sui servizi, sul cloud, sui servizi ad abbonamento, sui live service, sugli MMO, su, su robe come la gamification applicata a questa o quell'altra roba sul gaming educativo formativo cioè iniziate a inserire tutti questi fattori nel discorso e a cercare di prevedere poi mettendoci anche ovviamente l'hardware, lo sviluppo i costi, i componenti e a iniziare a prevedere gli sviluppi futuri, capite che non è una roba a bivi, è un frattale come vi dico mille volte e tu puoi all'incirca vedere Seguendo i dati, seguendo gli sviluppi, quali sono i rami che si stanno allungando di più, ma comunque vedi sempre un mazzetto: capito che si sviluppa. Non, non azzecchi il ramo singolo perché sono troppi. Nel migliore dei casi, becchi il mazzetto che si allunga e poi magari ti va di sfiga il mazzetto muore, <ride> e, e, tira, e tira lunghissimo un altro mazzetto che stava a chilometri di distanza. Molto, molto, è molto, molto, molto difficile fare previsioni. Molto, molto difficile. Però uno ci prova. No, adesso ne parliamo dei nuovi CEO uh, Sony. No, non farò altre live su Diablo Phoenix. Sono molto disinteressato a Diablo 4 al momento. Però buono perché ci gioca ancora. Se effettivamente la Season 4 è fatta come Dio comanda, sarebbe anche ora. Starfield, non ci sono ancora i veicoli, non credo, eh, da quello che ho capito ci sarà una pace abbastanza significativa per Starfield, ma non ho idea di cosa combineranno. E sono molto pessimista perché quando Bethesda fa uscire le patch normalmente fa del casino della Madonna. Però speriamo bene. V-Rising è un bellissimo survival ridotto, l'ho già detto varie volte. Eh, comunque, stavo dicendo. I CEO di Sony, l'argomento del giorno. In realtà, ragazzi, non è che cambi tantissimo, vi devo dire la verità. Cioè, finalmente Totoki ha detto chi sarà il nuovo CEO. E non sarà il nuovo CEO, saranno i nuovi CEO. Saranno Herman Hurst e Ideaki Nishino. Herman Hurst è fondamentalmente CEO, però è ancora a casa a capo dei PlayStation Studios perché guida lo studio business group, quindi ha ancora affidati i PlayStation Studios. Nishino si occupa del Platform Business Group, quindi l'hardware, l'hardware, la tecnologia, gli accessori. PlayStation sono già ruoli che avevano nella, nella, nella compagnia da tempo. Hanno ovviamente più potere decisionale, più responsabilità, quindi hanno più peso. Ma stanno già facendo cose che hanno fatto per molti anni e io non mi aspetto grandissime trasformazioni. O meglio, mi aspetto delle trasformazioni. Perché è stato fondamentalmente confermato che a maggio Sony comunicherà la sua strategia futura. C'è chi dice ci sarà il PlayStation Showcase, ma da come l'hanno comunicato, più che un PlayStation Showcase sembra essere una sorta di boh, grossa riunione marketing in cui spiegano le mosse, le mosse successive, simili a quella di Square. Però non mi aspetto un grosso cambio qualitativo o strategico. E volete la verità? Su Nishino non ho molto da dire, ha fatto il suo. Erst a me non piace. Non mi è mai piaciuto e mai mi piacerà. C'è una cosa di Erst che vorrei apprezzare e mi piacerebbe tanto apprezzare ed è che è un ex sviluppatore. Cioè Erst è il fondatore di Guerrilla, ha fatto una scalata straordinaria, ha fondato Guerrilla e da lì è arrivato ad essere CEO di PlayStation. Tanto di cappello, è una scalata incredibile in termini di marketing però è anche una scalata molto veloce e io vi ricordo che la roba migliore di PlayStation, soprattutto in termini di videogiochi, viene dal periodo, Shuei Yoshida, che nel 2019 ha fatto ciao con la manina e ha lasciato i PlayStation Studios a Hurst per dedicarsi agli indie e ad altro. Però la roba migliore di PlayStation e buona parte dell'onda lunga che poi ha portato PlayStation a tirare da Dio, deriva dal periodo Yoshida. Quando Hulst è andato su, l'onda lunga ha portato a quello che stiamo vivendo oggi, ovvero zero first party all'orizzonte e un sacco di cagate. Quindi mi è difficile essere molto fiducioso su Hulst, perché non è che come ha gestito la roba negli ultimi anni mi abbia convinto fortissimo, pur avendo azzeccato alcune mosse. Mi sembra anche uno molto orientato verso il blockbusterone dato che comunque la faccia ce la mette sempre quando ci sono dei giochi con un costo di un certo tipo sotto il culo. Vedere che ce l'ha messa quando c'era eh, Fizz Int di, di Kojima, presentato letteralmente come un gioco indistinguibile da un film con dei valori tecnologici straordinari. Però non stiamo distaccandoci da quello che è il problema dello sviluppo AAA oggi. Lo stiamo abbracciando. Quindi no, Hurst non mi piace. La mia speranza è che lo sviluppatore che c'è in lui, perché comunque è un ex sviluppatore, è uno che viene dal mondo dello sviluppo, lo renda abbastanza assennato da dire, ok, forse è il caso di curare meglio i nostri team di sviluppo, i nostri sviluppatori, supportarli meglio, investire su di loro, sui loro talenti e sulla loro solidità. Una cosa che da Jim Ryan non mi aspetterei mai nella vita, capito? Perché a Jim Ryan era uno che ne fregava un cazzo. Alla peggio si, beveva, si, si trincava una bottiglia di whisky e, e boh, ne licenziava due o tre tirando un dado. Hurst magari ha quella concretezza di comprendere che certe azioni e certe mosse possono essere molto deleterie. Per lo sviluppo futuro dei suoi dei videogiochi del PlayStation Studios. Quindi da quel punto di vista lì posso avere, diciamo, una proiezione positiva sul suo operato. Come personaggio a me non piace, non ho molta fiducia nei suoi confronti e non mi aspetto grandi cose. Bisogna, però, anche vedere le prossime mosse di Sony. Eh, perché al momento si parla di eh, si parla comunque di un maggio dove Sony deve comunicare roba. Quindi se devono comunicare roba, vuol dire che hanno roba. C'è stata anche, non mi ricordo se è una dichiarazione proprio di Totoki, non ho capito se è l'azionista o quant'altro, ma l'ho letta oggi pomeriggio che diceva dal 2025, da aprile 2025, ricominceranno ad esserci gli introiti dei first party. Perché c'era stata appunto questa discussione sul fatto che ormai gli introiti di Sony vengano prevalentemente dai third party, perché i first party a suo giro hanno fatto ben poco. Da da to tolto Spider-Man, e Totoki ha detto: da aprile 2025 eh, dovrete riconsiderare nei dati i nostri first party, che vuol dire che da aprile 25 qualcosa c'hanno in preparazione. L'anno prossimo, se Dio vuole, è un anno in cui i PlayStation Studios si riattivano con qualche progetto significativo. Totoki e, Pe <ride> e Peppino. Questo qua, ecco Genki, questo qua eh, è quello che aveva detto, fammi vedere. Sì, esatto, ha detto non si aspettano un aumento di vendite dei first party in questo anno fiscale, ma per il 25-26 si aspettano delle crescite sui first party, quindi evidentemente da aprile 2025 eh, in poi hanno qualche progetto first party, che se no non l'avrebbe detto, non avrebbe senso dirlo. Oh, uno ci spera, eh? Cioè, nel senso, ma certo, ti devi pure muovere. Nishino, cosa ha fatto in passato? Farmott è lì in quel ruolo da, 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 da anni. È lì in quel ruolo da anni. Non, 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 è, non è cambiata la situazione. Ve l'ho detto, ragazzi, non è uno stravolgimento strutturale così esagerato. Cioè, l'unica differenza è che adesso questi hanno potere decisionale. Cioè, sono i CEO. Quindi, se prima magari. Uh, Hulst gestiva i team e Nishino gestiva l'hardware, ma comunque l'ultima parola ce l'avevano un Totoki e un Jim Ryan, e Jim Ryan poteva mandarti a fanculo tutto. A sto giro decidono loro. Cioè, se c'è una certa strategia, sono loro a mettere l'ultima parola. Al solito, però, ragazzi, non è una roba di cui potete aspettare cambiamenti nell'arco di mesi, perché come detto, è gente che già copriva questo ruolo. E con più potere decisionale, sicuramente avrà un, avrà un peso maggiore sul futuro dell'azienda. Della, dell Ma è comunque roba che vedremo nel giro di qualche anno. Secondo me, 2025, inoltrato 2026, inizieremo a vedere qualche effetto della nuova leadership. Non è rischioso avere due CEO. Non credo Gindalas dal momento in cui si, si occupano di cose differenti. Cioè, eh, anzi, credo che sia. Per certi versi, più sensato dividere i compiti per diminuire lo stress ed eventuali errori decisionali. Cioè, eh, trovo più sensato dividere le responsabilità tra due persone che comunque si sono occupate di un certo settore per tot anni. Eh, che ovviamente posso, sono settori che devono collaborare, ma in, se hanno già lavorato assieme per molto a lungo e si sono già occupati di quelle cose per molto a lungo, do, potersi concentrare sulle cose su cui sono specializzati, secondo me, gli toglie un bel peso dal culo e gli permette di essere anche più lucidi nelle decisioni. Tra l'altro, sono sempre dell'idea che il potere assoluto a una singola persona corrompe e quindi avere qualcuno che fondamentalmente è al tuo stesso livello nella scala di potere e che può regolarti o darti una mano o comunque tenerti buono è potenzialmente positivo. Oddio, in alcuni casi può essere anche molto negativo. Però è potenzialmente positivo avere due che già hanno lavorato a lungo assieme e nessuno che può prevaricare l'altro. Però vedremo ragazzi, non è è così. Beh, Greto Tacco te l'ho appena spiegato, probabilmente perché hanno visto che questi hanno avuto ruoli estremamente significativi per la Sony odierna, hanno lavorato bene nei loro rispettivi campi, non ce n'era magari uno che poteva venire considerato eh, migliore dell'altro in termini di successi e risultati ottenuti e hanno detto il modo migliore per premiarli entrambi e assicurarsi che non ci siano giochi di potere è dare a entrambi lo stesso ruolo con, eh, con compiti differenti. Ci sta. Se ci sono due galli nel pollaio, dividi il pollaio. Ci sta. Può aver senso, eh? Può assolutamente aver senso. Codelka era figo, Guido. Ma si parla di tanti anni fa. Tanti anni fa. Codelka, però, era interessante. Più che altro perché era, era un gioco fortemente horror. E pochi giochi fanno quella cosa lì bene. Beh, Totoki sarà il mega presidente della Fantozzi ma è sempre, lui, è sempre lì, cioè è sempre stato, quindi insomma. Hai notizie su un eventuale Dino Crisis? Phoenix non credo che sia in sviluppo adesso. Dino Crisis non credo che sia al momento un progetto su cui Capcom sta lavorando, stando alle voci interne a quello che era uscito. Capcom al momento credo sia al lavoro su nuove IP e su IP storiche che hanno una garanzia di vendita, prevalentemente Monster Hunter e Resident Evil, che peraltro stanno vendendo l'ira di Dio, quindi non ha neanche senso abbandonare. Eh, si vocifera appunto che l'anno prossimo ci saranno sia Resident Evil che Monster Hunter, quindi insomma Capcom si aspetta, aspetta un quarter del Gesù Cristo, cioè, ma una roba se escono fuori un Monster Hunter come Dio comanda e un Resident Evil come Dio comanda, ragazzi Capcom l'anno prossimo... Fa l'ira di Dio, eh? Capcom secondo te non molla con Pragmata, perché dovrebbe mollare Katana? Pragmata è una nuova IP, sembra anche molto interessante e sperimentale. La trama che è uscita del gioco mh, ha molto potenziale. Capcom non ha grandissimi scrittori, potrei, questo potrebbe essere il primo gioco narrativo che fanno come Dio comanda, perché Capcom normalmente è una casa che fa giochi con una trama così, così, ma fantastici in termini di gameplay e struttura. Hanno insomma, hanno bravissimi sviluppatori ma non bravissimi scrittori. Pragmata potrebbe essere l'inizio di una, almeno una serie o un marchio a Capcom con una narrativa un po' più elaborata, interessante e particolare del solito. Ciò detto, ragazzi, di quel gioco non si sa un cazzo. E quindi eh, l'unica cosa che sapete è che lo sta facendo un team come Capcom, che comunque non è un team di Brocchi, ma è un team della Madonna, che si sono presi molto tempo per farlo perché, evidentemente, avevano delle idee e stanno sperimentando, e che è una nuova IP. Potrebbe uscire ad essere un floppone, un gioco di merda, o potrebbe uscire ad essere un gioco del Cristo. Ma voi non lo sapete. Non lo potete sapere. Diciamo che io tendo ad essere fiducioso di tutta la, la roba che esce da Capcom, visto che raramente fanno un gioco brutto. Quindi, per ora, finché non si è vista una minchia, io resto fiducioso. Se si inizierà a vedere qualcosa e quel qualcosa sarà brutto, inizierò ad avere meno fiducia. Per ora sono ancora in piena fiducia da Capcom. Perché non hanno mai fatto uscire un gioco brutto da Resident Evil 7 in poi. Tolta roba online, ma se si parla di titoli base, di Kunitsugami si sa qualcosa, che, non è, che esce tra non molto o oh Yeah, e hanno fatto vedere anche un sacco di gameplay di Kunitsugami. Però quello sembra essere un progetto un po' più piccolino. Lord of the Fallen l'hanno sistemato attualmente, non l'ho giocato con tutte le patch Miracle Brando, ma da quello che ho sentito l'hanno patchato di brutto e hanno sistemato tanti problemi del gioco. Non so se ora sia diventato un cazzo di giocone della madonna con tutti i problemi sistemati, io non credo, credo che abbia ancora alcune mancanze e, eh, e sia un po' sballato qua e là, ma immagino che sia nettamente migliore rispetto a come era al lancio. No che ci voglia moltissimo, eh, perché al lancio non aveva dei problemi. Quanto hai inciso positivamente la scelta di avere un solo engine. Raffo, eh, poter lavorare su un engine interno non solo normalmente è utile in termini di costi, perché comunque non devi pagare licenze altrui e, puoi, e comunque hai la tua documentazione, la tua ricerca e sviluppo è tutta legata a quello che fai internamente al tuo team. No, Cyber, ho già controllato l'audio. Uh, uh, di base porta molti vantaggi a patente che il tuo team ricerca e sviluppo sia molto abile e il tuo engine sia funzionale e flessibile. Nel caso di Capcom è flessibile ed è molto funzionale ed è un engine molto scalabile che ha funzionato molto bene. Poi sta iniziando a mostrare il fianco perché, ad esempio, con Dragon's Dogma 2 l'ottimizzazione non era ottima e su cose che hanno voluto fare c'era un tappo alla CPU, c'erano problemi di, di diciamo, peso sulla CPU che hanno reso difficile per molte configurazioni su console fare andare bene determinate scelte. Ma è stato comunque importante quel gioco per lo sviluppo del loro, della loro tecnologia. Un collo di bottiglia, esatto, SecBlue. Perché comunque ora lo sanno e possono modificare. Quindi su un sono sicuro che non è sincronizzato. Qua è sincronizzato, ragazzi, perché l'ho sistemato. Sono sicuro che non è sincronizzato. No, qua è sincronizzato. Qua è tutto a posto. Normalmente se fate F5 si sistema. Il problema è che Streamlabs su queste cose fa un po' di casino ogni tanto è Twitch. Però è sincronizzato l'audio. Anche perché l'ho detto, l'ho testato. L'audio è sincronizzato. Non so perché. Ogni tanto me lo sballi su alcune, su alcune piattaforme, però insomma non è una roba così importante, ragazzi. Tanto la maggior parte di voi mi sente, mi sente in sottofondo, quindi anche se arriva leggermente in ritardo su, su mobile o su app non è che sia un particolare problema. Comunque di norma aggiornare eh, funziona sul telefono ed è desincato. È curiosa questa cosa, fatemi provare sul telefono. Il problema è che Streamlabs su queste cose fa un po' di casino ogni tanto. No, cusura. sul telefono è syncato. <ride> a me funziona, ragazzi. Sul telefono io lo vedo synced, quindi boh, non so cosa sia il problema, ma vabbè, sti cazzi. Provate a riavviare la app, ma anzi, non lo fate perché sennò perdo utenti. Ascoltatelo del syncato e fottetemi nel cazzo, tanto non dobbiamo fare niente di particolare. Eh... Uh, Sì, 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 sì. Comunque, dicevamo, arrivo adesso che sono in giro col Dogo, quindi... Uh... Beh, ma Stellar Blade è un buon gioco, come ha detto Rude Sparta. Non è scritto particolarmente bene, ma l'ho detto, è, è valido, è un titolo solido. Hanno fatto, hanno fatto le loro cose. Quindi... No, ragazzi, è un pochino fuori sincrono, sì, ma se parlate del fuori sincrono, del tipo che sono 100 MS o 50 MS... Quello chi se ne fotte perché comunque la sincronia la devo mettere manuale, capito? Quindi potevano fartelo un ride pierpa e piana e non possono, Dio. Vito, non possono farmi un ride. Sarebbe, sarebbe, <ride> sarebbe portarmi il pubblico di multiplayer tutto qua a botta. Sarebbe una missione di sconfitta. <ride> non potrei, non possono, non possono assolutamente. Ma l'avevi letto questo tweet? Quale tweet light? Normalmente se è un tweet l'ho già letto. Sì, l'ho già letto. Uh, se colleghi il mic alla videocamera, no, Raffo, non posso. Non, non po A parte che non c'è una presa USB per il mio microfono, ma di base uh, è una questione dell'Elgato, non c'entra la, la videocamera, è una questione dell'Elgato, del ritardo della scheda Elgato e di Streamlabs. È molto semplice. Il successo di Helldivers 2 non può essere dovuto anche al prezzo di lancio. Beh, eh, Kingdom, di sicuro il fatto che il gioco sia sottoprezzato eh, aiuta, quindi. Sì, non ci sono settimana, questa settimana, ma te lo dicevo prima, parto per la Polonia domani mattina. Per chi è arrivato adesso, ragazzi, per seguire la roba di, di Sony, di cui abbiamo in realtà già parlato, eh, domattina parto per l'evento di 11 bit dove doveva andare pierpaolo in realtà quindi mi sono beccato, son beccato l'evento perché lui la al solito ha fatto il pierpacco e non c'è andato ma eh, se non altro è un evento eh, è un evento figo quindi diciamo che non mi sono beccato l'evento che, che mi rompe i coglioni mi sono beccato un evento molto interessante però sto andando appunto a vedere i giochi di 11 bit quindi di alters e eh, frostpunk 2 perché c'è un evento pubblico e ne posso anche parlare perché è stato proprio precisato che eh, non c'è un embargo sull'evento tanto che hanno già scritto sul loro twitter che c'è l'evento pubblico di prova dei loro giochi eh, ci sarà un botto di gente sto vedendo ci sono un sacco di youtuber streamer giornalisti tutti i loro giochi sono tanta roba ragazzi tutti i loro giochi sono molto belli quindi polonia o colonia no polonia ragazzi polacchia sì, salutaci. Vado a Varsavia, ragazzi. Vado a Varsavia. Che è una città interessante in realtà. Un po' particolare, ma molto interessante. Ha sempre il suo sporco perché è Varsavia. È un bel posto dove andare. Il video come procede? Va avanti, Mr. Crax. Molto gradualmente. Quando ho tempo, ma in questi giorni ne è uscita di roba. Ho dovuto lavorare a un po' di cose. Ho anche dovuto fare un video su Square Enix uh, che è andato sul canale. Tipo ieri. Ah. Uh. Sì, i problemi principali su PC steno di Dragon's Dogma 2 sono nella, nella capitale. Um, è quella che è pesante. L'ultima patch ha migliorato un po' le cose, ma sì, quella pesa. In generale, altrove tende ad essere. A, il framerate tende ad essere abbastanza stabile e solido, però è comunque molto pesante il gioco su PC. L'ho appena letto, Rece Vado a provare i giochi di 11, di 11 bit, 11 bit. Che si mangia oggi. Sono un influencer di cucina adesso. No, oggi ho mangiato. Ho mangiato della roba basilarissima, Ho mangiato del coniglio, ragazzi, e una pasta. Basta. Non ho, fatto, non ho, man ho mangiato delle proteine e una pasta integrale. Quindi, insomma, sono andato molto. Sono stato molto sul leggero. In Polonia, non so cosa mi daranno da mangiare. Quindi. Però di norma, si mangia abbastanza bene in Polonia. Un po' pesantello. Però, la Unicorn Overlord è un capolavoro, Vince. L'ho già detto. In quel genere è, è veramente un capolavoro. Quando esce Neva? Che cazzo è Neva, Ale? Che minchia è, Neva? Non so neanche di cosa stai parlando. Stai parlando della tua cena? No, sto parlando del pranzo e della cena. Fra i live mentre sei in trasferta, ci proverò. Ragazzi, non ho. Ah, creatori di Gris. No, non ho proprio seguito quel gioco. Non ho idea di cosa. Non so veramente idea di cosa stiano, stiano facendo. Non ho idea di cosa stiano facendo. Non ho proprio minimamente seguito quel gioco, ragazzi. Il Summer Game Fest dove lo segui? Lo seguo da dove lo fanno, ragazzi. Perché non è, non è ancora confermato un cazzo in realtà. Cioè, il Summer Game Fest di multiplayer normalmente lo facciamo a Roma. Però non è chiaro se quest'anno sarà a Roma non è neanche chiaro grazie Genmod per l'iscrizione se sarà in concomitanza con l'evento della community perché comunque non abbiamo fatto l'evento di multiplayer con la community a maggio quindi lo faremo a giugno col summer game fest e non si è capito se sarà gli stessi giorni del summer game fest sarà in altre giornate non è chiaro io non so un cazzo, sinceramente, so soltanto che sarò sicuramente a commentarlo, ma non so se lo fanno a Roma, non so se vengono a Milano in redazione, non so se lo facciamo a Roma al solito posto. Eh, potessi scegliere, vi direi Roma White Rabbit tutta la vita, al White Rabbit ci siamo trovati sempre da Dio, è un locale fighissimo, si mangia bene, si sta bene, è bello spazioso, eh, gli eventi con la community al White Rabbit sono sempre stati una figata perché comunque è facile da raggiungere, è davanti alla metropolitana. Uh, la gente si è divertita, si stava bene, c'è anche un bell'esterno quando il clima è decente. Insomma, a dover scegliere best posto dell'universo. Però mi rendo conto che comunque abbia dei costi. Uh, Prenotare una location eh, secondo me sarà lì. Cioè, Ci siamo trovati bene per tre anni di fila. Non vedo motivo per cui dovremmo cambiare. Eh, cioè, <ride> non, vedo, non vedo veramente motivazione per cambiare. Abbiamo sempre fatto le cose lì. Sono sempre andate molto bene. Mi sembra un ottimo posto dove andare a fare l'evento. Tra l'altro, veramente è quasi più comodo per me prendere il treno, andare a Roma e star là tre giorni e poi tornare a casa che fare avanti e indietro da cazzo, cazzo di Milano. Uh, no, Dimitri, se vuoi, vuoi, info vuoi informazioni su Forever Entertainment, vacci tu in Polonia, io ho altro da fare là. Uh, il fatto che Ubisoft abbia cacciato fuori il Giappone in questo momento può essere considerato un break glass. Qatar, no, non puoi fare un gioco... Ragazzi, non puoi fare un gioco su reazione. Un gioco lo fai per le aspettative e le richieste del pubblico e ci metti... Tre anni se va bene, cinque anni se va benino, sette anni, otto anni se va male a farlo. Quindi eh, Assassin's Creed del Giappone è qualcosa che hanno concettualizzato anni fa quando la gente ha iniziato a dire, eh ma cazzo sarebbe bello un Assassin's Creed in Asia. Ci hanno messo una vita a farlo perché comunque era l'iccato anni fa che volevano farlo e oggi siamo arrivati, però... Tenete a mente che c'è un ghost of Tsushima che fa la stessa cosa meglio. Quindi, insomma, eh Genmod non lo so quando è è a giugno. È a giugno, spero che ci siate ragazzi al, all'evento di, 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 di multi. Mi fa sempre piacere vedere la gente del barbagruppo all'evento di multi al white rabbit. Ci divertiamo, ci si chiacchiera, si chiacchiera, si magna e si beve, ma. Se non potete, non potete. D'altronde i giorni del Summer Game Fest sono quelli. E ancora una volta, io non commenterò tutto Summer Game Fest, ne commenterò parte a casa mia e parte là. Bisogna vedere quali giorni vado su. Eh, è ovvio che ha senso che io vada su i giorni che c'è anche l'evento di, di, di multiplayer, ovviamente. Stessi più vicino, è eh, esatto. Pop, non è che Roma è a due passi, mettiamola così. <ride> è un posto bellissimo che mi piace tantissimo visitare quando possibile, ma non stare di fianco a casa. Ecco, detto terra a terra. Cioè, è sempre quello il punto. Ragazzi, mi piacerebbe poter andare tutte le sere a Roma, poter andare tutte le sere a Napoli, a Firenze, sono un sacco di posti fighissimi. Peccato che. <ride> Peccato che. Ah, ragazzi, io non ho potere di raccomandazione. Cioè, l'unica cosa che dovete fare per andare lì è prendere il biglietto, non, non, non c'è altro. Tra l'altro, normalmente c'è sempre spazio per andare all'evento. C'è sempre qualche biglietto extra, o qualcosa. Quindi, comunque. Poi, se la gente passa, non è che. La chiudiamo fuori. Magari non partecipi all'evento principale, ma poi anda a lì a salutare. No, Sagat Ghost of Tsushima non mi piace, ma prima non lo stavo criticando. Ghost of Tsushima è letteralmente Assassin's Creed Giappone fatto meglio di qualunque cosa possa fare Ubisoft. Eh, a me non piace, perché comunque quella struttura lì mi ha rotto il cazzo e trovo che sia un gioco con un combat system molto mediocre. È un gioco con arti artisticamente molto bello, e comunque che fa il suo. Uh, all'interno di quel genere lì, ma di base l'ho detto chiaro e tondo, Ghost of Tsushima non è qualcosa che la Ubisoft attuale secondo me è in grado di fare, perché secondo me Ghost of Tsushima è molto meglio dei giochi Ubisoft qualitativamente. E infatti la mia previsione è che Assassin's Creed Giappone di Ubisoft, quindi Shadow, sarà peggio di Ghost of Tsushima. Questa qua è la mia previsione. quindi allora ha una trama troppo banale anche beh quello anche tutti i giochi Ubisoft per te cosa possono evolvere con Ghost of Tsushima 2 possono evolverli di la DD o Mr. Crax. stiamo parlando di un gioco con una vecchia struttura open world a missioni e... e indicatori fissi con un combat system molto limitato e un IA indietrissimo ne hai di aspetti evolvibili anche mantenendo la stessa, la, la stessa, lo stesso scheletro eh? poi migliora di tutto qualitativamente cosa intendi? Genmod Ubisoft ha vari problemi di sviluppo che chiunque abbia un occhio un po' attento in termini critici pu può notare Uh, basta vedere, io ogni volta che vedo il combat system di un gioco Ubisoft, ragazzi, mi strapperei il cazzo dal dolore fisico che provo. Io mi ricordo un gameplay di Valhalla di fianco a Pierpaolo mentre vedevo Pierpaolo giocare, dove c'è stato un momento contro il primo boss del gioco, letteralmente il primo boss del gioco, dove pro ho provato del dolore fisico e sono scoppiato a ridere, perché a un certo punto il boss non aveva un pattern reattivo alla tua posizione tradotto attaccava l'aria <ride> in un action il boss non faceva gli attacchi e le combo mirando te tirava a cazzo anche se tu stavi a 10 metri di distanza. C'è letteralmente questa scena con Pierpaolo che si allontana di 20 passi. Il boss sta tipo dove c'è il trono. Pierpaolo, col personaggio principale, sta a Timbuktu. E non è che il boss si avvicina e ti mena o ti insegue o ti corre in faccia. Si gira verso di te. Sta, tu stai a Timbuktu e ti guarda e ti fa. Hur! Sembrava la scena di Indiana Jones con quel coglione che gira la spada, e indi tira fuori la pistola e bam bam. Era una roba inguardabile. Inguardabile. In inguardabile. Letteralmente un, una gestione dei pattern talmente fatta male che tu potresti letteralmente fare avanti e indietro senza schivate, no solo avanti e indietro <ride> e quello non ti potrebbe colpire eh, e io quando vedo quelle robe lì soprattutto ad oggi che ci sono giochi comunque come i souls, che ci sono giochi ma non necessariamente i souls, ci sono comunque giochi anche open world con un'IA almeno meno aggressiva che ti, ti resta sempre in faccia o che comunque ha sempre la consapevolezza di dove si trova il tuo personaggio vedere quella roba lì mi faceva impazzire perché voleva dire che tu letteralmente avevi un gioco dove grazie low per l'iscrizione i boss non avevano un aggro range ragazzi il calcolo del posizionamento dei giochi la loro reattività in base a dove si trova il tuo protagonista e il modo in cui, diciamo, combattono e reagiscono a quello che fai è molto importante per avere un minimo di soddisfazione o valore nei combattimenti. Lì è roba attaccata con lo sputo. E la cosa problematica, mm. grazie Fede, per l'iscrizione. È che quando una roba è attaccata con lo sputo, ed è tanti anni che giochi, la riconosci, ma la riconosci subito. E una delle cose che a me fa incazzare dei giochi Ubisoft è che è tutto attaccato con lo sputo. Tutto quanto. Da Assassin's Creed 3 in poi. Proprio la loro metodologia di approccio allo sviluppo eh, è scarsa manca di coesione, cioè tu sono dei, dei grossi bestioni dei grossi parchi giochi. Dove si vede chiaramente che i pezzi li hanno sviluppati vari team, ma poi non c'è nessuno che li ha fusi decentemente o li ha strutturati come Dio comanda. Sono incollati col, col, col vinavi e si staccano. E lo vedi proprio che ci sono degli elementi di separazione o degli elementi di design che non si fondono. Sono messe lì per aggiungere roba, avere più cose e il principio è lo stesso della, della buona cucina cioè l'all you can eat con 12.000 robe da mangiare di junk food possono anche darti soddisfazione ma ora della fine vai a casa, vomiti e caghi sangue per tre giorni quindi non solo non ti fanno bene ma come esperienza non ne valsa la pena e se poi ci ripensi tutto sommato hai mangiato anche merda Eri contento sul momento perché volevi il tanto e non il buono, ma poi hai sofferto la cosa e non hai comunque mangiato bene. Io dopo tanti anni che mangio bene, o che comunque sono abituato a riconoscere il cibo buono, se mi porti in un all you can eat col cibo marcio, può anche essere tanto vario, ma mi fa cagà. E i giochi Ubisoft sono quella roba lì: sono l'all you can eat con uh, il sushi vecchio dei due o tre giorni, e alle volte c'è roba vecchia di più di due o tre giorni. Magari ci sono delle volte in cui vuoi quella roba lì, magari negli anni non ti sei mai fatto un palato e quindi per te quello è il miglior concetto di cibo che ci sia, però a me fa cacà. A me fa cacà. Non hanno i cuochi, insomma. A Ubisoft non hanno i cuochi, hanno i cucinieri. No, Gero, allora, poi l'ho capito che scherzavi, però vorrei, far, vorrei precisarvela questa cosa. Ragazzi, non c'è niente di più fastidioso e non c'è peggior mancanza di rispetto per uno che fa questo lavoro in assoluto di dire voglio vedere qualcun altro. Ma non è tanto il voglio vedere qualcun altro. Perché a me non frega un cazzo che uno voglia vedere qualcun altro. A me gira il cazzo che me lo scrivi in chat mentre sto facendo io le mie cose. Perché se vuoi vedere qualcun altro, la base fondamentale è che devi andare a vedere qualcun altro e non caccare il cazzo. <ride> è proprio la base, eh? È proprio la base. E se me lo scrivi in chat non solo mi stai volutamente rompendo i coglioni quindi sei un troll che sta venendo lì a rompere attivamente i coglioni ma sei pure stupido come la merda non sto dicendo adesso a te specificamente perché tu lo dicevi come scherzo ma c'era gente il motivo per cui mi sono incazzato è che c'era gente prima di te che l'aveva scritto, scritto non come scherzo tu eri tipo il quarto e lì a me sono girati i coglioni ma di base sono due cose che a me fanno cioè a me non è tanto il troll che fa girare i coglioni, è il rincoglionito che mi fa girare i coglioni. Cioè lo scemo di merda in chat è qualcosa che a un certo punto mi infastidisce. Normalmente lo banno ogni tanto sbotto. E per me quella roba lì del voglio vedere un altro e me lo scrivi in chat o nei commenti significa che sei uno scemo di merda. E io in chat i scimmie di merda non li voglio. E quale modo migliore di mandarli a fanculo per vederli sparire? È davvero semplice, eh? È proprio semplice. Anche perché, Cristo, poi è, è anche quella roba lì del stiamo parlando di cose interessanti. La gente sta discutendo, ne stiamo parlando, arriva la scimmia. È fastidiosa la scimmia. È il trucco dei troll essere fastidiosi. Però, cazzo. Non è lo zoo, stiamo parlando di altre cose, non sei il benvenuto. È sempre quello, eh. Grazie Cravattino per l'iscrizione. Ciao, pregi non bannarmi. È molto fastidioso, eh. Ma è, è, a me dà molto fastidio, anche quando lo scrivono ad altra gente... Che tipo, una cosa che mi irrita tantissimo quando vedo magari gente della mia community che va sotto all'articolo di un altro redattore e scrive: Questa recensione la doveva fare Aligi. Da una parte capisco che mi sono guadagnato un certo rispetto legato a certi generi e a una certa capacità di analisi, ma non lo dovete fare! Sta cosa qua non la dovete fare! Perché è una mancanza di rispetto terribile nei confronti del lavoro di uno che si è fatto il culo può non piacervi quel lavoro ma devi andare lì e dire non mi piace quel, cioè, se non ti piace quel lavoro e hai delle criticità vai là e gliele metti nero su bianco argomentando e in modo educato non così non devi screditare gli altri, esattamente Genmond, oh. grazie Farmat per l'abbonamento regalato non ha, non, se uno fa un buon lavoro non ha bisogno di screditare gli altri però anche se uno fa un cattivo lavoro non ha bisogno di sentire degli stronzi che glielo dicono costantemente che vogliono vedere il lavoro altrui. Può crescere, può migliorare a patto che ci sia uno educato che gli, fa, gli muove delle critiche sensate. Se poi questo ha l'intelligenza di capirlo, benissimo. Se non ha l'intelligenza di capirlo, cazzi suoi. Però voi comunque argomentate e siate educati. Poi di base, sapete come sono fatto io. Nel senso che, eh, io sbotto, perché io ho un solo sentimento, ed è la rabbia. <ride> io ho due stati, neutrale-rabbia. Non, non ho altri stati mentali. Io ho neutrale-incazzato. E quindi. Magari mi riempio, mi riempio, mi riempio e poi te mando a fare in culo. Semplice, eh? È Molto, molto semplice. Tranne quando, quando mangio, sì, sono le poche volte in cui provo, provo gioia. Akuma lo porterai? Assolutamente sì, Disturbed. Non vedo l'ora di giocarlo, sembra super figo. Sembra super figo. Il 21 arriva, no? Eh, il 21 lo, lo portiamo. Poi io adesso faccio cagare a Street Fighter e sono fuori lamento anche su Tekken. Però. Ho molta, ho molta voglia di giocarlo ciao Joe Gage alla prossima News sul nuovo Dragon Age Caution è arrivato il solito Grab, era Grab o era Cord? No era Grab, è arrivato il solito Jeff Grab che ci azzecca 25% delle volte che ha detto che è previsto pre scusate sto digerendo <ride> ho avuto un momento di blocco della voce perché stavo per mollare un rutto terrificante <ride> e ho dovuto tipo... Uh, Aspetta... <ride> ho tipo dovuto formare una bolla che... che rompevo, il, rompevo lo schermo se la facevo uscire. Uh, ma stavo dicendo... Uh, cosa stavo dicendo? Non mi ricordo. Il rutto mi, mi, mi ha interrotto. Uh, Ah sì, Jeff Grubb Jeff che, che dice, dice Dragon Age. Eh, fondamentalmente Dragon Age dovrebbe uscire alla fine del 2024, eh, è previsto per la fine del 2024. E Grab avrebbe scritto questa frase che lascia intendere che il gioco è bello: è piaciuto a tutti. Ora, tutti è molto relativo. Perché tutti può essere gli sviluppatori dentro, i tester interni, quelli che hanno fatto il testing esterno, la gente che l'ha testato per il feedback del, del pubblico e quant'altro. Tutti è molto relativo in quell'ambiente, però il fatto è che nessuno sa un cazzo di quel gioco al di fuori degli sviluppatori. È piaciuto a tutti potrebbe essere una notizia molto positiva che indica che ci sono stati dei playtest e i playtest sono stati molto positivi. Questo sarebbe un ottimo segno. Il gioco, però, un playtest non è un playtest completo dell'intero gioco e è capitato molto spesso che venissero fuori notizie positive. Mi si è interrotta la live? Eh, è tipo morta la live su PC. Vabbè, adesso è tornata. Eh, è tipo, sembra decente dalle voci però ci sono state tante volte in cui hanno detto chiaro e tondo sì sul gioco ci sono grandi aspettative sembra molto belle sembra molto bello eh, e poi è uscito una merda tipo anthem dicevano tutti di essere molto molto positivi sul gioco anthem erano tutti molto positivi sul gioco quando è uscito Anche di Starfield c'era molta positività. Quindi io finché il gioco non esce. Vi potete attaccare un po' tutti al cazzo, detto Terra Terra. Se non altro, dovrebbe arrivare a fine 2024. Quindi, se non ha e quindi in chiusura di anno, abbiamo finalmente Dragon Age. Sempre che l'uscita sia effettivamente questa. Vedremo, vedremo. Hai visto il video di Gene su di Resident Evil 5? No, lo zombie. Ma è un video che ha delle notizie esclusive o è un video di pure. Eh, puramente di supposizioni? Perché se è un video di pure supposizioni, ora come ora mi serve a poco. Se invece c'è qualche chicca interessante, può avere senso. Porterai live Kingdom Hearts 4? No. Eh Piscatella, dobbiamo farci una bella toccata di palle per Dragon Age è la verità. Ragazzi, BioWare ora come ora è un terno all'otto. È un tiro di dado 50-50. Non lo sappiamo come verrà fuori. Non lo sappiamo se questi hanno ancora dei talenti. Non si sa se sono ancora in grado di fare un bel GDR. Io ci voglio sperare. Ma anche se fosse action, Riannon, non è necessariamente una cosa negativa. Perché io ve lo dico molto serenamente. Un GDR action, se il gameplay me lo fai come Dio comanda, con una bella varietà di build, una bella varietà di gameplay e un buon bilanciamento. È comunque una roba figa. Raga, i Souls sono GDR Action alla fine. Sono delle curiose variazioni del Dungeon Crawler, molto orientate sul combattimento. Però non mi venite a dire che è brutto un Souls perché è Action. No, è fighissimo. Un Souls. Anche se è Action. Quindi tu puoi fare dei giochi di ruolo con degli elementi e dei sistemi fighissimi se le cose le fai come Dio comanda, il mondo lo fai come Dio comanda, il gioco lo scrivi come Dio comanda. Quindi la, il fatto che il gioco sia d'azione non è un problema. È come lo fai. Quanto lo bastardizzi, quanto lo semplifichi, quanto, quanto ci credi, quanto lo fai complesso, quanto lo fai elaborato. Sono tanti gli elementi da gestire. Vediamo, vediamo come gli butta. Ci voglio sperare. No, il mio preferito è il 6 Sagat di Final Fantasy come è messo uh, Dragon's uh, Dogma 2 adesso? uguale a prima Snake Eater grazie Sbarambuk per l'iscrizione è uscita qualche patch che ha migliorato leggermente uh, l'ottimizzazione uh, ma non hanno cambiato molto in termini di contenuti grazie Piscatella uh, si parlava di un remake del primo Resident Evil è un po' che si vocifera di questo Resident Evil 1 remake? però non c'è nulla di confermato e in realtà pare che quello addirittura d'arrivo sia il 9, però vi ricordo che Dusk Golem ha meno fonti affidabili di quello che credete e che sta già mettendo le mani avanti, perché prima diceva arriva gennaio, adesso dice eh, però le informazioni di gennaio erano vecchie del 2022. Per la cronaca ragazzi voglio darvi subito un segreto, Voglio darvi subito un segreto, che non è un segreto, chiunque abbia un minimo di comprendogno se ne rende conto, ma ve la metto veramente nero su bianco. Se uno dice il gioco esce X, ma le informazioni sono vecchie di due anni, sta dicendo una cazzata. Perché non esiste, non esiste un team di sviluppo che due anni prima della fine dello sviluppo del gioco sa quando esce. Perché il gaming e lo sviluppo in generale sono così complessi, così difficili e i casini che possono succedere sono talmente elaborati e multipli, che se mancano ancora più di due anni alla fine dello sviluppo, il team e il publisher non hanno idea di quale sia la data d'uscita. Non ne hanno idea. Quindi se questo arriva e dice sono informazioni di più di un anno fa, è perché non sa un cazzo. Però Dusk Golem, come vi ho detto, non ha fonti interne. Prende le informazioni dai forum cinesi. È quello il suo trucco. Quindi spesso ci azzecca, perché da lì esce un botto di roba, tantissime volte spara a cazzo quello che si doveva ritirare, tra le altre cose. Si è entrato in fotta con Dragon Ball. Hai iniziato a leggere il manga a 35 anni, Zoso? Cacchio! Uh, Kakarot, Zoso, è un gioco molto banale, molto basilare. Non è bruttissimo. Uh, se vuoi farti un gio giocare a un gioco di Dragon Ball uh, spettacolarizzato, molto tamarro e molto semplice, può assolutamente funzionare. Oppure potresti aspettare... Potresti semplicemente aspettare che esca Budokai, quindi Sparkling, perché tanto eh, Sparkling eh, Cosoli, nuovo Budokai che deve uscire, sia sì un picchiaduro. Ma sarà un picchiaduro molto accessibile, con delle meccaniche comprensibili anche da chi non è ferratissimo nel genere, ragazzi. Quindi insomma, secondo me, puoi aspettare tranquillamente che esca questo nuovo Sparkling Zero. Poi non so se qualitativamente sarà bello, però immagino che come. Fan game per i fan di Dragon Ball. Funzionerà. Non dovrebbe avere problemi. Comunque, figlioli miei, auguri Dante. Tra l'altro, che stasera è un po' più vecchietto. Uh, al solito vi ringrazio per essere stati con me in chat e durante la live. E vi si vuole bene? Uh, un bacione a tutti quanti, ricordatevi che domani non ci sono perché sono in Polacchia, alias Polonia. Quindi domani sono a Varsavia e la sera sarò fuori a cena, in teoria, quindi non riuscirò a fare una live. Però magari il pomeriggio potrei fare qualche test pomeridiano per vedere se funziona. Uh, Edis 2 me lo sono spolpato l'early access done cioè ci sto giocando veramente non stop è una droga uh, vi si vuole un sacco bene ma prima di andare via chiudiamo con un raid a curo Lily che mi raid da sempre e sta giocando Metal Gear Solid Peace Walker ecco si sta facendo tutta la serie di Metal Gear Solid quindi facciamo un raid a curo che ci raid da sempre ed è sempre gentilissima quindi mi sembra veramente il meno eccoci qua Molto bene, salutatemela. Non fate bordello, uh, seguite il suo gameplay. Uh, e basta. Un bacione a tutti quanti, grazie a tutti. Ci vediamo beh, quando riusciamo. Perché non sono sicuro di quando riuscirò appunto a, a streamare da, da Varsavia. Uh, per il resto, un bacione a tutti quanti.